Bene, cominciamo qui a parlare di Agate. E abbiamo fatto una sommaria classificazione delle Agate, quindi lasciando a parte i Calcedoni, e vediamo che sebbene le Agate in senso stretto sarebbero le Agate bandate, c'è un immenso gruppo molto vario di Calcedoni non bandati che vengono normalmente chiamate Agate, e sono le Agate con inclusioni, le Agate muschiate, le agate plum, che sono un tipo di agate muschiate, le agate dendritiche, le agate saggenitiche. Muschi e plum sono inclusioni non cristalline che si formano all'interno del calcedonio, quindi diciamo in sospensione. Le dendriti sono un fenomeno posteriore che si infiltra in fessure che trova, e le inclusioni cristalline invece sono dei cristalli, in genere sono zeoliti o minerali dei carboni. Carbonati, aragonite, calcite, minerali che si trovavano all'interno della cavità prima della deposizione dell'agata. Quindi potrebbe essere qualunque minerale, in realtà sono minerali di bassa temperatura che si trovano frequentemente nelle cavità dove poi si formano le agate. Quindi cominciamo col gruppo delle agate muschiate. Ecco, le agate muschiate di che cosa sono composti? Beh, c'è un calcedonio non bandato. E con in sospensione dei filamenti. Cosa sono questi filamenti? Che chiameremo muschi, che è un termine un po' generico, però rende l'idea ed è facile da usare, anche perché questi muschi rappresentano un gruppo molto eterogeneo di materiali. Sono in realtà dei minerali idrati che si formano sulle pareti. Vediamo che in tutti i noduli si può vedere questa relazione diretta fra il filamento e la parete della cavità. Si formano su queste pareti della cavità, evidentemente per reazione con qualche germe, qualche elemento presente nella roccia incassante che innesca questa reazione di formazione del filamento, potremmo dire di cristallizzazione, e i filamenti crescono dalle pareti verso l'interno, come se fossero cristalli. Quindi possiamo usare il termine cristallizzazione anche se è usato in una maniera un po' particolare perché siamo nel campo dei polimeri e la cristallizzazione dei polimeri è un concetto diverso che la cristallizzazione dei cristalli in mineralogia. Comunque a questo arriveremo. Quindi la cristallizzazione del muschio avviene quando il calcedonio era ancora una soluzione colloidale densa, perché vediamo che cresce dentro il calcedonio e resta in sospensione, quindi evidentemente questo calcedonio lo sosteneva. La distribuzione all'interno del nodulo dipende dalla capacità di rimozione del muschio dalle pareti. Cioè, se questi muschi restano bloccati alle pareti, non crescono altri muschi dietro, difficilmente che crescono. Invece, se vengono staccati e cascando sul fondo, allora la reazione sulle pareti continua e quindi il germe cristallino, il germe su cui ha cominciato a crescere il filamento, continua a generare filamenti. Quindi la rimozione del prodotto del muschio è più alta nella parte superiore del nodulo, cioè della cavità, e è più bassa nelle parti laterali perché c'è meno gravità, meno possibilità di far cadere questi filamenti ed è nulla alla base. Infatti, i filamenti non crescono alla base, ma non perché lì non ci siano reazioni, semplicemente perché la base viene rapidamente coperta da filamenti caduti dall'alto e qui tutte le reazioni vengono frenate, mentre qua l'asportazione dei filamenti verso il basso continua a far crescere i filamenti in questa porzione, cioè la parte ma alta della cavità. E questo dà luogo alla formazione, quando quei filamenti cascano, di una montagnetta nella base, nella parte inferiore del nodulo, che sarà un po' più alta nella parte centrale, cioè dove c'è la produzione massima, e un pelino più bassa nella parte laterale, dove c'è una produzione più bassa di filamenti, cioè di muschi. Ecco, il nome del muschio viene evidentemente dalla pianta muschio e si riferisce alle agate con filamenti, cioè muschi verdi, che erano le agate indiane, quelle più usate per la creazione di oggetti molto belli. Però i muschi possono essere di molti colori. Frequenti ci sono muschi rossi,
Sì, gialli, marroni, rosa, bianchi, neri, tutti i colori. Ecco, di che cosa sono fatte queste inclusioni? Che possiamo chiamare muschi, ma ci sono plume, cioè dei muschi più o meno strutturati, o altre inclusioni che vengono variamente chiamate a seconda della forma. Ecco, la maggior parte, delle inclusioni può essere ricondotta a questi gruppi di minerali di bassa temperatura. Alcune inclusioni in forma di plume sono costituite molto probabilmente da opale, hanno un aspetto opalino, lucidano bene e mostrano frequentemente delle fratture, dei crack, dei seccamento, cioè, dei crack tipici dell'opale e hanno una durezza leggermente inferiore a quella del calcedonio circostante, ma quasi uguale, quindi sono, diciamo, abbastanza buone, da lavorare. Altri minerali del gruppo, probabilmente delle cloriti, danno dei muschi finemente lamellati. Questa è questa struttura vermiculare, che è tipica del minerale del gruppo delle cloriti, è abbastanza frequente in certi muschi e questi muschi non sono sempre molto buoni alla lucidatura perché diciamo che dovrebbero essere completamente sostituiti da calcedonio. Quindi, se c'è molta clorite, in realtà lascia dei buchetti quando si luce, cioè fa undercut. Altri minerali lamellari, sempre probabilmente del gruppo delle cloriti, danno delle strutture di questo tipo, che non sono vermiculari, ma hanno delle crescite così più o meno arborescenti. Poi ci sono gli ossidi. Ossidi di ferro e di manganese sono abbondanti in questo tipo di rocce e danno strutture caratteristiche. Gli ossidi di manganese danno delle inclusioni nella forma di plume chiaramente di manganese con spessori anche importanti, mentre gli ossidi di ferro danno dei muschi costituiti da un materiale tipo ocra, che è uno dei peggiori materiali per la lucidatura, anche se in genere dà campioni di un impatto estetico molto, molto gradevole, molto bello. Però questi qui, per esempio, sono campioni della Dead Valley e questi sono pessimi alla lucidatura perché la parte più gialla, più ocracea, ha questo aspetto polverulento che lascia dei buchi durante la lucidatura. Poi c'è la marcassite, che è un minerale presente in alcune agate e non raro, cioè più comune di quanto sembra. Alcune agate sono proprio famose per avere grosse masse cristalline di marcassite all'interno, come la Nipomo agate della California o altre agate del Messico, però molte agate come la Graveyard hanno puntini di marcassite disseminati all'interno di inclusioni a plume di altro tipo. Quindi, anche se difficilmente a un'analisi avremo questo tipo di cioè potremmo diagnosticare che minerali sono, perché la maggior parte di questi minerali sono stati profondamente alterati, sostituiti da silice, in genere una classificazione in base all'aspetto e alla morfologia può dare a questi, può ricondurre a questo gruppo di minerali, che sono tutti minerali consistenti con una genesi di bassa temperatura come quella dei calcedoni. Ecco, la cristallizzazione vermiculare che abbiamo visto che è tipica di alcune inclusioni ed è tipica del minerale del gruppo delle cloriti. Queste sono delle cloriti nel quarzo, questo è un campione alpino. Questa è la cocheite, che è un altro tipo di minerale sempre del gruppo delle cloriti. Vediamo che cresce a pacchetti di lamelle che si accumulano nel senso del vermiculare e poi fanno degli arricciamenti, delle curve. Ecco, questa cristallizzazione vermiculare, che è ben nota e ben presente nei quarzi, come nel quarzo lodo del Brasile, in realtà è molto simile alla cristallizzazione, cioè alla crescita del filamento del muschio. Quindi vediamo che in molti casi possiamo ricondurre la crescita del muschio ha una crescita cristallina più,
più familiare con la mineralogia classica all'interno di un quarzo. Quindi questa è caolinite cristallina dentro quarzo cristallino e questa è un muschio, diciamo, di clorite dove la cristallinità è molto bassa, non sempre si vedono le lamelle ben nette, però la struttura è la stessa e qui siamo all'interno di un'agata, cioè un calcedonio, cioè un quarzo non cristallino, un quarzo sotto forma di polimero. Quindi sono due situazioni molto simili, anche se in questo contesto la cristallinità è molto inferiore. Ecco, abbiamo visto che i muschi crescono dalle pareti della cavità per reazione con la roccia madre. Sono inclusi nel calcedonio, mai tra le bande, cioè diciamo che c'è una prima parte di calcedonio prima che si formino le bande all'interno e all'interno di questa, vedremo, viene chiamato il first calcedony layer, cioè c'è uno spessore che ricopre tutta la parete della cavità e all'interno di questo spessore crescono tutti i muschi. Questi muschi, vediamo, possono essere, possono pendere, questa struttura viene detta pendant dai collezionisti di agate, forma queste specie di strutture verticali che vengono verso il basso ed è dovuto al fatto del filamento che sta, diciamo, sta cascando, sta staccandosi per accumularsi verso il basso. Ecco, questi muschi sono abbondanti nelle agate che si formano nei tufi, nelle lave intermedie, sono totalmente assenti nelle rocce carbonatiche, e per cui le agate che si formano in rocce carbonatiche non formano muschi perché la roccia carbonatica è una roccia molto povera di elementi che possono creare reazioni con la silice per dare questi minerali che abbiamo visto. Quindi già questo elemento ci indica quanto sia importante la reazione fra la silice, fra gli elementi sospesi o diciamo gli ioni metallici che sono disciolti nel colloide come impurità e che possono fare reazione e creare dei silicati nelle pareti con gli elementi della roccia incassante. Quindi se la roccia incassante è una roccia carbonatica non c'è reazione, non si formano muschi. Sono abbastanza pochi anche nei basalti, perché nei basalti si forma una prima pellicola verde di celadonite, molto frequente in tutte le agate basaltiche, e questa pellicola di celadonite in genere crea una sorta di isolamento. E quindi le agate in basalti tipicamente sono povere di inclusione. Quindi tipicamente le rocce che danno più inclusione sono le rocce intermedie. Ecco, i muschi sono rigidi, però diciamo nel momento che si formano si possono irrigidire e possono dare, diciamo, può essere la prima parte che si indurisce di tutto il nodulo. Il calcedonio, cioè il colloide che gli sta attorno, può essere drenato lasciando i filamenti sospesi, come in questo calcedonio coralloide dell'India, che è, diciamo, la stessa struttura che vediamo qui, però qui il filamento è rimasto immerso nel calcedonio che poi si è indurito tutto insieme. Quindi diciamo che da questi campioni possiamo avere un indizio che la formazione del filamento e il suo principio di cristallinità danno un inizio all'indurimento del nodulo. Quindi l'indurimento del nodulo non comincia come nei diaspori, dai bordi o dall'interno, ma comincia dai filamenti, che è la parte che polimerizza, che ha un ordine, un cristallino maggiore. Solo successivamente avremo l'indurimento del riempimento intorno o la sua estrazione, il suo drenaggio. Ecco, i muschi possono essere molto filamentosi, più o meno biforcati, e diciamo che alcuni filamenti sono molto allungati con pochissime biforcazioni, altri hanno biforcazioni più frequenti. Questo qui rosso, per esempio, è molto biforcato, e alcuni sono più spessi come questo bianco, più fini o più grossi. Diciamo che la variabilità delle forme è molta, perché come abbiamo visto la variabilità dei minerali che sono presenti all'interno anche è parecchia.
I filamenti possono essere molto larghi e raramente biforcati, come in questo caso, oppure cortissimi e frequentissimamente biforcati, come in questo caso. Ecco, poi la formazione di ammassi di muschi importanti può dare luogo a una specie di spremitura del calcedonio, resta nella parte basale dei noduli resta solo il muschio, per cui si vede che il calcedonio praticamente sparito sia una massa di muschi molto compatta che assomiglia molto a un diaspora. Ecco, i filamenti pendono spesso dal tetto della cavità, come abbiamo visto, cascano perché c'è un momento in cui sono sospesi, per cui il colloide era abbastanza denso da mantenerli, però c'è un momento successivo dove il colloide viene in qualche maniera diluito e in questo momento il filamento perdere sostegno e cadere verso il fondo. In questo caso abbiamo una specie di congelamento dei filamenti appesi con poco accumulazione basale, quindi sappiamo che il colloide non si è mai diluito abbastanza come da far precipitare questi filamenti e siamo in una situazione un po' intermedia. Quindi diciamo che c'è un fenomeno gravitativo, però molto poco spinto. Ecco, altri casi di filamenti che cadono, che diciamo che vanno verso il basso, con poco o nessuna accumulazione verso il basso, quindi ancora abbiamo una situazione in cui il calcedonio, il colloide che li sosteneva, ha mantenuto la sua consistenza per tutto il tempo fino a che non si è indurito. Ecco, altre strutture dei tufi sono strutture vermicolari, abbiamo visto, o abbatuffoli. Ecco, il passaggio dalla struttura vermicolare, quindi dal filamento corto e molto arricciato, al batuffolino, dove si tratta più di masserelle che di vermicoli, e con forme più o meno diciamo dendritiche, ci sono tutti i termini di passaggio, sia di colore che di forma. Ecco, questo è un campione di muschi più o meno vermicolari. Questo è un altro campione dove il calcedonio è quasi sparito e tutta la massa dell'agata è riempita da questi muschi vermicolari. In questo caso i muschi sono caduti tutti sul fondo, c'è stata diciamo una completa estrazione di quello che poteva sgocciolare dal tetto, quindi abbiamo avuto una qualche diluizione del colloide che ha provocato che tutte le stalattiti o diciamo tutte le strutture che pendevano dal tetto siano venute verso il basso e quindi tutti i muschi si sono accumulati più in basso. Questo dei muschi nella parte inferiore dei noduli di agate bandate è un caso tipico, per esempio queste sono tutte agate della zona di Laguna, questa è una Guanueva. Queste sono altre aghe della laguna e hanno tipicamente la parte basale che occupa in genere almeno la metà o forse in molti campioni più della metà del nodulo, della cavità, occupata diciamo da muschi, mentre solo nella parte finale l'agata bandata riempie la parte superiore della cavità. Ecco, questo è un campione tipico dove si vede la forma collinetta del mucchietto di muschi che si depositano sul fondo del nodulo e vediamo che c'è una certa stratificazione di questi muschi sul fondo e ancora sono rimasti sulla parte superiore del tetto alcuni muschi pendenti che mi dicono che questi muschi provengono, diciamo, da questa parte. Ecco, la stratificazione di muschi può essere molto abbondante e ripetuta e possiamo dare luogo ad agate completamente costituite da muschi stratificati. Chiaramente una volta che cascano questi muschi sul fondo vengono diciamo un po' compressi per il peso di quelli che gli cascano sopra e vengono in qualche maniera spremuti, cioè viene spremuto via il calcedonio che è ancora liquido colloide e infatti nelle porzioni basali abbiamo meno calcedonio. Gli strati sono più, diciamo, più schiacciati, più paralleli per causa del carico, mentre nelle parti superiori ancora ci sono più ondulazioni, c'è cioè il calcedonio inframmezzato fra
frammenti di muschio e ci sono delle situazioni più aeree. Ecco, alcune strutture tipiche dei muschi sono, oltre a quelle che abbiamo visto a masserelle, sono i festoni. Ecco, mentre certe masserelle hanno la forma, nessuna forma in concreto, dei battuffoli, possiamo chiamarli di cotone, alcuni altri hanno delle strutture più festonate, più allungate, con una struttura interna fatta di filamenti e vermicolare, però in qualche maniera queste bande crescono e si incurvano per la crescita e creano queste strutture festonate che sono molto comuni in certi tipi di agate. Ecco, vediamo qui un campione in cui i muschi crescono sulla parte a contatto con la roccia, però poi queste bande di muschi crescendo crescono troppo e diventano più lunghe della superficie che occupavano al principio e si incurvano e per questo a un certo punto si staccano dalle pareti e vengono a accumularsi. Questo, per esempio, è un esempio in cui questi festoni, che vediamo bene nella parte superiore, dimostrano di essere rigidi e di potersi rompere. Qui abbiamo un festone che era chiaramente, cioè, sono due pacchi di festoni, uno è questo alto e uno è questo più basso che finisce qua e qui manca un pezzo che è andato a cascare qui, cioè questo frammento qua corrisponde a questo che si è girato. Vediamo che questa superficie era quella che stava qua, scusate, quindi questa era la situazione finale e la situazione originaria era che questo frammento stava lì. Quindi cosa possiamo intuire da questo campione? Che i muschi durante la formazione perdono elasticità e possono diventare rigidi e al momento di cadere, al momento di staccarsi possono comportarsi in maniera fragile, quindi si possono rompere, fisicamente rompere, e quindi possono fratturarsi e venire portati verso il fondo.